Salve a tutti e benvenuti. Termineremo il nostro 3D disegnando la pergola, la pavimentazione interna e quella esterna. Passiamo in vista wireframe. Andiamo a costruirci col rettangolo le travi e le lamelle e mettiamoci metrica, selezioniamoci il pilastro, estrudi, prendiamo come punto di riferimento finale l'altezza del solaio di copertura, invio, ecco qua abbiamo l'altezza. Per essere sicuri possiamo verificare mettendo in prospetto, vista prospetto, ecco qua, solaio e pilastro sono allineati, perfetto. Copiamoci il pilastro, andiamo ad estrudere due elementi, altezza 0,1, invio, andiamo a bloccare il layer pergola, ecco il layer pergola, se lo selezioniamo esce il lucchetto, questo vuol dire che non lo possiamo modificare, non lo possiamo cancellare, niente. Una volta che è bloccato, andiamo a copiarci le lamelle perfetto. Ora ci selezioniamo tutto e lo andiamo a spostare sopra. Perfetto. Come potete ben vedere, abbiamo realizzato la pergola. Perfetto. Ora andiamo a realizzare la pavimentazione esterna. Abbiamo un offset che gira tutto attorno alla costruzione di 0,60. Quell'interno andiamo a cancellare. Le estrudiamo. Meno 15 centimetri. Perfetto. Bene. Questa wireframe sono metrica. Andiamo ad assegnare il nuovo layer. Chiamiamo pavimentazione. Chiamiamo un colore più scuro. Questo chiamiamo pavimentazione. Perfetto. Ora il layer pergola lo sblocchiamo perché dobbiamo farlo trasformare nuovamente. Layer pergola, eccoci qua. Perfetto, abbiamo terminato. Possiamo cancellare, possiamo verificare innanzitutto che il nostro 3D riprende in maniera fedele il nostro schizzo. Ecco qua, questo è il nostro schizzo e questo è il nostro 3D. Bene, andiamo a cancellare questi disegni che ormai non ci interessano più. E per dare un'idea di profondità, andiamo a realizzare una pavimentazione ideale, un fondale. Il
più ampie possibile. Diamo gli diamo anche uno spessore. Me 0,30. Che dobbiamo spostare a sua volta di 0,15, quindi la metà. Va bene così. Andiamo a verificare. Perfetto. Ora questa pavimentazione ideale è troppo piccola. Selezioniamo e scaliamola. Perfetto, così dovrebbe andare bene. Vabbè, ma l'ho fatto ad occhio, ma va più che bene. Questo layer qua lo chiamiamo prato. E diamo un bel verde. Ok, bene, abbiamo terminato. Ora possiamo salvare e importarlo in un programma per realizzare il render. Io utilizzo Atlantis. Bene, alla prossima e vi aspetto. Ciao!